Ciao a tutti, oggi illustreremo l'affettatutto, il nuovo accessorio del bimbi. L'affettatutto è composto da un cestello, dal coperchio del cestello, da uno spingitore, da un perno che collega l'affettatutto al gruppo lame e da un disco di acciaio che consente di o affettare o grattugiare. Tutte le parti dell'affettatutto sono lavabili sia a mano che in lavastoviglie e il cestello può contenere fino a 800 g di cibo. L'affettatutto è utilizzabile nel bimbi modello TM6 e nel bimbi modello TM5. Come ho detto, l'affettatutto si collega al gruppo lame del bimbi tramite il perno, posizionandolo come se fosse la farfalla, in questo modo. Non bisogna mai superare la velocità 4 con l'affettatutto. Nel disco di acciaio sono indicate le modalità. Sul lato 1 affetta in modalità spessa e sottile, dall'altro lato girandolo, lato 2, grattugia in modalità spessa e sottile. Adesso vi farò vedere come si monta. Nel coperchio dell'affettatutto va posizionato con il lato verso l'alto, che è quello che si vuole utilizzare, la lama, quindi in questo caso affetterà. Dopodiché basta posizionarlo qui. Apriamo il boccale e posizioniamo il perno. Dopodiché andremo a posizionare l'affettatutto. Una caratteristica dell'affettatutto è che il cibo resterà all'interno del cestello dell'affettatutto e quindi avremo sempre il boccale pulito. Per i possessori del bimbi TM6 abbiamo le due funzioni che le troviamo in basso, che sono grattugiare e affettare. Noi abbiamo posizionato il disco in modalità per affettare, quindi selezionando affettare, qua ci dà le indicazioni che possiamo non più visualizzare dopo averle lette, possiamo impostare o sottile o spesso, semplicemente ruotando la manopola. Lo stesso possiamo fare per la modalità grattugiare. Quindi grattugiare, anche qua ci dà le indicazioni. Abbiamo la modalità sottile o spesso, ma dobbiamo ricordarci sempre di utilizzare il disco dal lato giusto. Noi in questo momento l'abbiamo impostato su affettare. Per i possessori del bimbi modello TM5, come si fa? Non avremo queste funzioni. E allora, impostando la velocità 4 in senso orario, avremmo la funzione di affettare in modalità spessa. Impostando la velocità 4 in senso anti-orario, affetterà in modalità sottile, ovviamente sempre posizionando il disco col numero 1 rivolto verso l'alto. Posizionando il disco col numero 2 rivolto verso l'alto nel bimbi TM5, avremo la funzione di grattugiare. E lo stesso in modalità velocità 4 in modalità orario grattugerà in modalità spessa. Velocità 4 in senso antiorario grattugerà in modalità sottile. Cosa possiamo grattugiare? Possiamo grattugiare frutta e verdura, ma che non siano troppo mature, formaggio stagionato, salame, insaccati stagionati. Cosa ci consigliano di non grattugiare o tagliare? Ingredienti già cotti e ingredienti surgelati. Iniziamo facendovi vedere come affettare in modalità spessa una carota. Mi raccomando di utilizzare sempre lo spingitore per far entrare gli ingredienti nell'affettatutto. Allora, posizioniamo la carota
e facciamo ruotare in modalità spessa. Si arresterà in automatico dopo un minuto, ma noi lo possiamo anche fermare se abbiamo finito prima, schiacciando sulla manopola. Tempo che si aprono i braccetti. E abbiamo le nostre carote affettate in modalità spessa. Ovviamente il boccale è rimasto perfettamente pulito. Adesso vi farò vedere la differenza effettuando la funzione di affetta tutto in modalità sottile sempre con la carota. Le carote, come potete vedere, sono sottilissime. Ne prendo qualcuna di quella che abbiamo tagliato prima, e questa è la differenza tra modalità spessa e modalità sottile. Cambiamo modalità. Quindi stacchiamo il disco e lo posizioniamo con il numero 2 rivolto verso l'alto. Cambiamo la funzione, andiamo su grattugiare e proviamo a fare il peperone a julienne, facendolo in modalità spessa. Quindi mettiamo il peperone e ruotiamo la manopola sino ad arrivare spesso. Così avremo il nostro peperone tagliato a julienne che potremmo utilizzare per un'insalata. E come sempre il boccale rimane perfettamente pulito. Adesso vi farò vedere la differenza. Invece di inserire il peperone per il senso della lunghezza, lo abbiamo tagliato e lo inseriremo per il senso della larghezza. Vi farò vedere la differenza nel risultato finale, sempre in modalità spessa, grattugiare. In pratica adesso avremo delle strisce più lunghe proprio a julienne. Quindi in base a come posizionerete la frutta o la verdura cambierà il disegno e il risultato. In ultimo vi farò vedere come affettare la cipolla e non piangere più. Quindi cambiamo la funzione, affettare. E ruotiamo anche il disco, che deve essere col numero 1 rivolto verso l'alto. Leviamo lo spingitore, prendiamo la cipolla che abbiamo sbucciato, tagliato a metà, la posizioniamo all'interno e facciamo partire in modalità spessa. Ovviamente se la preferite sottile la farete sottile. Pochi secondi
avremo affettato la cipolla. Affetta tutto, bimbi. Grazie e alla prossima ricetta.